quando anche i monti s'allontanassero, i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha pietà di te. Isaia 54, verso 10. Quanta gioia, quanta consolazione, quanto conforto questa promessa del Signore. Quanta gioia nel sapere che siamo nella mano di Dio. Lui è stabile, la sua parola è stabile nei cieli, è stabile è il suo amore verso di noi. Tanto è vero che lo ha dimostrato una volta per tutte mandando Gesù Cristo, il suo figliolo, per la nostra salvezza. Quindi noi possiamo riposare veramente al sicuro. Possiamo dimorare nella sua grazia, che significa dimorare nella sua pace, nella sua libertà, nella sua accettazione e accoglienza. Il che non significa ritornare nella schiavitù del peccato, niente affatto. Questa sarebbe una pura follia. Anche perché chi ha fatto veramente, realmente e profondamente l'esperienza dell'incontro con Dio, dell'incontro con Cristo, chi ha dato luogo alla dimora dello Spirito Santo nei propri cuori, non può più vivere come prima. Chi ha fatto l'esperienza della rigenerazione, chi ha fatto l'incontro con Dio, ha capito che Dio è nostro Padre, non può più vivere, non riesce più a vivere come quando ancora non lo conosceva. Quindi cosa succede? Succede che la grazia divina che è venuta a dimorare dentro di noi sarà quella forza propulsiva che ci farà camminare in novità di vita. Certo, siamo imperfetti, ma non cadiamo in disperazione. Perché? Perché abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, il quale ci porta avanti, mano nella mano, durante il corso di questo processo chiamato santificazione, che è il processo che ci rende sempre più conformi al figliuolo di Dio. Quindi il Signore ha detto che qualunque cosa succeda, monti, colli e situazioni intorno a noi, nella nostra vita, vicino alla nostra vita, ecco che l'amore suo non si allontanerà da noi, né il suo patto di pace sarà rimosso. Quindi non lasciamoci ingannare dalla paura, dall'accusa, dalle minacce di qualunque tipo e da qualunque direzione provengano. Dio ha dichiarato, e Dio è uno che quando parla è senza pentimento, il suo patto di pace non sarà mai, mai, mai rimosso, dice l'Eterno, perché Lui sa che noi siamo polvere. Quindi il Signore ci conduce nel nostro cammino, nella nostra vita. Per quanto riguarda l'impegno che Dio ha preso nei nostri confronti, ecco che leggiamo qua in questo passaggio del profeta Isaia che mai e poi mai sarà da parte di Dio, di allontanare il suo patto veramente nei nostri confronti. Il suo amore, dice, non si allontanerà mai da te. Ma cosa vogliamo di più meraviglioso? Quindi ecco perché possiamo dimorare nella grazia di Dio, e questa grazia ha un nome, Gesù Cristo. Quindi nel nostro cammino camminiamo con gioia, con fiducia, e camminiamo di gloria in gloria, non motivati da paura, spavento, minacce, di essere da un momento all'altro, fuori posto e inadatti. Lo siamo, e il Signore per quello ha mandato il Salvatore. Se potevamo salvarci da soli non avremmo avuto bisogno di un Salvatore. Tuttavia noi rispondiamo a questo patto di amore, di grazia, con un continuo sì della nostra vita, perché noi abbiamo deciso di dimorare nella sua benignità, di dimorare nella sua grazia, da ora e per sempre.